capitano. Anche quest'anno è volato via. Anche quest'anno ricomincia il Crest. Siamo qui a Lorenzana per chiudere questa ci stagione. Vediamo, bambini. Ma vittori. Cantate con me. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, dimostrarmi non lo saprai. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Ma concentrazione. Siamo all'ultima partita di campionato di seconda categoria, girone B. L'Atletico Pomarico affronta fuori casa il Laurenzana, dove il Pomarico verrà sconfitto per 3-1. Con l'inizio del primo tempo, il Pomarico sembra promettere bene. Infatti, dopo circa 15 minuti dal fischio d'inizio, Claudio Molinari va in rete con un assist di Matteo Musillo. L'euforia del Pomarico dura ben poco. Infatti, il Laurenzana pareggerà con Biancone e in seguito con Graziadi al 40esimo. Finirà il primo tempo con il parziale di 2-1. Nel secondo tempo il Laurenzana acquista sempre più fiducia nei propri mezzi, creando innumerevoli azioni nell'area pomaricana. All'undicesimo del secondo tempo Biancone, ancora una volta, segnerà il terzo gol con il Laurenzana, che chiuderà definitivamente le speranze dell'Atletico Pomarico. La partita finirà con il risultato di 3-1. Dallo studio è tutto, ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.